a tutti, sono Brivido Games. Oggi continuiamo con Doki Doki e andiamo avanti. Ah, siete tornati. Non mi ricordo manco più a che punto siamo arrivati alla storia, ma vabbè. Perché non ci gioco tutti i giorni, quindi ecco. Ottimo tempismo, stavamo giusto iniziando a scambiarci le poesie. Sayori, la tua fronte. Sta bene, non preoccuparti. Ah sì, lei che ha sbattuto, sì. E poi invece di mettersi la bottiglia in fronte, se l'era bevuta, vabbè, insomma, la solita Sayori. Stavo giocando con i pastelli e ho sbattuto la fronte contro lo scaffale. Beh, ad ogni modo, sei riuscita a trovare ciò di cui abbiamo bisogno? Ho tutto qui con... Non mi dire che hai dimenticato tutto là, ti prego, no, Sayori si guarda attorno freneticamente. Mi sono dimenticato tutto di là. No, ma va, come se non ti conoscessi proprio. Calmati, Sayori. Ho tutto qui. Ah, meno male, ho trovato anche la carta per i poster. Sembra che alla fine sia stato tu a fare tutto il lavoro, Alex. Ah, beh, Sayori. Non riesco a inventarmi una scusa per Sayori. L'ho resa un'avventura. Sì, proprio così. Ah, ok, ok. In ogni caso, buon lavoro. Stasera inizierò a mettermi a lavoro sui poster, anch'io. Ok, ragazzi, siamo pronti a scambiarci le poesie? Immagino di dover andare a prendere la mia. Dopo essermi assicurato che la scatola di pastelli fosse chiusa per bene, torno al mio posto. Ok, stavolta iniziamo da Monica. Sì, però se il gioco si basa solo nel leggere e leggere le poesie, cioè dopo un po' io penso che può annoiare, no? Ci rivediamo, Alex. Come va con le poesie? Bene, credo. Capisco. L'importante è che non stia andando male. Mi fa piacere vedere che ti stia impegnando. Prima o poi riuscirai a scrivere un capolavoro. Non contarci troppo, non si sa mai. Vuoi mostrarmi quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco a te. Sì, però no, non ci fanno mai vedere che poesie scrive, Alex. Vabbè. Vabbè. Porgo la poesia a Monica. Molto bene, davvero bella. Mi fa pensare a Sayori, proprio come l'altra che hai scritto. Siete come il dinamico duo. Ah, che esagerazione, forse. Ma anche nel club passi molto tempo insieme a lei, o sbaglio? In ogni caso, non ti incolpo per essere un po' timido. Non sono timido, è solo che... ti sto solo punzecchiando. So che ci vuole un po' di tempo per stringere amicizia con tutte. Mayuri e Natsuki sono persone super interessanti, quindi non aver timore di dar loro una possibilità e di tanto in tanto potresti fare due chiacchiere anche con me. Non sono mica inavvicinabile, sai? Ah no, non è quello il punto. È che non mi sono ancora ambientato né tutto il club. Tutto qui, già. Scusa se ti ho messo pressione. Se aspetti che parlo io, buonanotte. Perché io con le persone sconosciute prima che parlo, ciao, faccio fatica. Quando invece inizio a conoscerle, che magari so di che cosa parlare, allora inizio a parlare. Ma se no, niente. Sono fatta così, sono troppo timida con le persone sconosciute. Non riesco a parlare. Non era quella la mia sensazione, la mia intuizione, la mia... Non so che cacchio ha letto. No, non preoccuparti. Ho capito cosa intendi. Ottimo allora, ad ogni modo. Ti va di leggere la mia poesia? Mi piace come è venuta. Perciò spero che piaccia anche a te. Va bene, vediamo un po'. Salvami, i colori non mentono. Luminosi, bellissimi colori. Abbaglianti, ingombranti, penetranti. Rosso, verde, blu, un'infinità, cacofonia. Ma che è? Cacofonia di numeri? Di numeri senza senso. Il numero non smette. Violente, granchianti, forme d'onda. Cigolanti, stridule, penetranti. Seno, coseno, tangente. Come fa suonare una lavagna sul piatto di un giradischi? Come fa suonare un vinile sul cornicione di una pizza? Buona pizza! Datemi la pizza! Un'infinità, poesia senza senso. Niente, finita. Caricami. Ma che cacchio è? Io non capito niente, boh. È ancora più astratta di quella dell'ultima volta, sbaglio, eh? È solo il mondo in cui scrivo, credo. Chiedo scusa se non è di tuo gradimento. No, non ho mai detto nulla di simile. È solo che non credo di aver mai visto qualcosa del genere, nemmeno io.
mi piace giocare con gli spazi in un certo senso. Io mi sono persa nella pizza, insomma. Cioè, vabbè che era la fine, però non mi ricordo un cacchio di quello che ci ha scritto. Il dove e il come inserire spazi tra le parole può cambiare drasticamente il tono della poesia. È quasi magia. Il modo in cui scrivo versi brevi dà la sensazione che le parole stiano cercando di emergere dall'umore. Capisco, anche se faccio fatica a capire di cosa tratta, a volte la domanda corretta non è cosa significa. Una poesia può essere astratta quanto l'espressione fisica di un sentimento, oppure una conversazione con il lettore, pertanto da questo punto di vista non tutte le poesie parlano di qualcosa, ad ogni modo. Ecco il consiglio del giorno di Monica. A volte ti ritroverai ad affrontare decisioni difficili. In queste situazioni non dimenticarti di salvare il gioco. Non si sa mai, magari in seguito potresti cambiare idea. Cioè? Oppure potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Aspetta, e questo cosa c'entra con la scrittura? Mi sa... Ma di che sto parlando? E questo era il mio consiglio di oggi. Senti, io salvo il gioco perché non capito. Non so perché, ma... Grazie per l'attenzione. Magari si stava riferendo a noi, non lo so. Proviamo a Sayori, forse. Alex, amo da morire le tue poesie. Non posso credere che, che me le stessi nascondendo. Io non sto nascondendo bel nulla, ma le tue poesie sono così belle. Sia quelle di ieri, sia quelle di oggi e sia quelle di domani. Anche se non c'è scritto, l'ho detto io, ma vabbè. Non ci credo nemmeno un po' che tu non abbia mai scritto le poesie prima d'ora. Ah, ragazzi, io non so voi, ma a me queste poesie mi hanno rotto un po' le balls. Cioè, non per essere... Cioè, non sono il tipo che scrive poesie, non mi piace proprio la poesia. Magari ad alcuni di voi sì, ma a me proprio mi fanno addormentare più che altro. Beh, sei l'unica che la pensi così, per cui... Non può essere, neanche Natsuki. Io questo gioco ancora non ho capito com'è. Cioè, nel senso, leggi e poi devi leggere poesie, basta, finito, poi continui, giorno dopo. Ma insomma, non lo so. Suppongo che Natsuki difficilmente ammetterebbe che le piaccia qualcosa, ma non penso sia per quello. Che intendi? Beh, voglio essere schietto. Per me è molto più facile scrivere poesie quando penso a te. Cosa? Non farti stare di scema. Intendo dire che sei una persona davvero espressiva. Come potrei mai scrivere poesie sulla mia noiosa vita? Tu invece trasformi ogni cosa in un'avventura, anche le cose più piccole e insignificanti. Cucinare, per esempio. Di quello non parliamone proprio. Quindi, quello che sto cercando di dirti è che provo più emozioni attraverso di te che attraverso di me. Abbiamo questo strano legame, è colpa tua che ficchi sempre il naso negli affari miei. Non ti seguo. Quando provo a spiegarti qualcosa non capisci mai nulla, vero Sayori? Le accarezzo la testa. Ehi, non sono una bambina, ne sei sicura? A me mi pare di sì, però vabbè. Forse. Sayori inizia a giocherellare con la matita tra le mani. Senti un po' Alex. Mi regaleresti la tua poesia? Vorrei tenerla. E perché? Perché? Beh, è la prima volta che scrivi qualcosa per me. Sayori, mi hai completamente frainteso, non l'ho scritta per te. Mi stai ascoltando almeno? Beh, non importa, te la darò mentre torniamo a casa. Davvero? Ah, ho spezzato la matita, oddio. Sayori si abbassa di scatto per accogliere il pezzo di matita che le è caduto, ma essendo la solita distratta finisce per scontrarsi con me. Che cacchio, scusa! È tutto a posto, tranquilla, te la raccolgo io. Io pensavo che sbatteva la testa al banco, sinceramente. Mi piego per accogliere la matita rotta. Sayori si appoggia al banco dietro di lei, con le ginocchia tremanti. Oggi sono un po' maldestra. Non è che è una cotta per Alex, per caso? È meglio che ti sieda, Sayori. Sì, le afferro il braccio e l'aiuto a sedersi. Oddio, comunque, non ho ancora letto la tua poesia. Oh, scusa, me ne sono dimenticata. Ma non sarà mai bella quanto la tua. Sì, le solite storie, fammela leggere, andiamo avanti. Ma dai, non preoccuparti. Sono sicuro che mi piacerà. Bottiglie, apro il mio... Però, ha scritto molto di più.
bottiglie. Apro il mio scarpo come il coperchio di un barattolo di biscotti. È il luogo segreto dove conservo i miei sogni. Dai, fin qua. Piccole sfere di luce solare si strusciano insieme come tanti gattini. Ne aggiungo l'interno col pollice e l'indice ne tiro fuori uno. Cioè, ne tiro uno fuori. Cioè, a me mi viene da ridere che questa pensa sempre a magnà. È caldo e mi fa solletico. Ma non c'è tempo da perdere, lo metto in una bottiglia per tenerlo sicuro. E metto la bottiglia sullo scaffale, insieme a tutte le altre bottiglie. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici, e una bottiglia tutta in fila. Con la mia collezione tanti amici mi sono riuscita a fare, e ogni bottiglia è una luce stellare per farmi perdonare. Delle volte un amico si sente in un certo modo. A salvargli la giornata non sapete quanto godo. Notte dopo notte, più sogni, amici dopo amici, più bottiglie. Stranamente a sto capendo. E più in fondo le mie dita vanno, come se esplorassi una caverna oscura, scoprendo segreti nascosti tra angoli e crepe. Scavo e scavo, gratto e gratto, annaffio, boh, non lo so, soffia la polvere. La metà più in bottiglia, sembra che il tempo si sia fermato, che meraviglia. Il mio scaffale è vuoto, ancora spazio, nulla di grave. I miei amici sbirciano attraverso la mia porta chiusa a chiave. Finalmente è tutto pronto. Apro e i miei amici entrano. Entrano molto velocemente. Desiderano davvero così tanto le mie bottiglie. Le prendo freneticamente dallo scaffale una dopo l'altra, porgendole una ad una ai miei amici. Ogni singola bottiglia, ma ogni volta che ne lascio andare una, va in frantumi sulle piastrelle, tra i miei piedi. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici, in frantumi su tutto il pavimento. Dovrebbero essere per i miei amici, amici che non stanno sorridendo. Mi mango in silenzio a supplicare qualcosa, ma tutto ciò che sento è eco dentro la mia testa. Santo cielo, Sayori, l'hai scritto tu? Certo che l'ho scritta io. Ieri ti avevo detto che avevi scritto la miglior poesia di tutti i tempi, non ricordi? Sì, ma intendevo dire che non mi aspettavo qualcosa del genere da te, sinceramente, almeno io. Monica mi ha insegnato un sacco di cose e ultimamente sono stata molto in armonia con i miei sentimenti. Capisco, è un po' inquietante. Inquietante? Cioè, non esattamente. Forse è perché sono abituato a vederti sempre allegra. Beh, non importa, ci sto pensando troppo. Il punto è che è bella. Quindi dovresti essere orgogliosa. Che dolce che sei, grazie. È la prima poesia che ho letto, in effetti, che mi è piaciuta. Strano, mi sono sentita come se fossi nata per esprimermi in questo modo. Mi hai anche aiutato a comprendere un po' meglio i miei sentimenti. La scrittura è quasi come una magia. Ti stai proprio appassionando, Spero che non ti fermerai qui. Certo, scrivere è fantastico. Scriverò fino alla morte. Non montarti troppo la testa ora. Sayori ha l'abitudine di fissarsi su qualcosa per poi mollare in meno di una settimana. Mi chiedo se anche questa volta andrà a finire così. Tuttavia non riesco a essere pessimista, data la passione che vedo nei suoi occhi. Niente ragazzi, io direi di finire qua per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete che continuo a fare questa serie, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!